It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging around. Radio DJ, prova a prenderla. DJ chiama Italia. DJ chiama Italia. DJ chiama Italia. Shouldn't have to be like that, giusto? Sì. Cioè, non dovrebbe essere così, più o meno. Dovrebbe essere stato così, una cosa più del o meno. Genere. Erano Frolippo Lippi, gruppo anni 80, di origine, se non sbaglio, norvegese. 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 Sì. Non sarebbe dovuta andare così, secondo me. Minghia non doveva andare così. Non doveva andare così, minghia. Con minghia la verdi, che in Norvegia pare si usi moltissimo. Sì. Erano appunto i Frolippo Lippi, Frolippo band Lippi. Norvegese, così come norvegesi erano anche gli Aha. Sì, però giusto. Mettere gli Aha, ahaha, troppo facile. Troppo facile. Avremmo potuto mettere Lene Marlin. Lene Marlin, bravo, sì, però troppo teen. Un po' teen. Troppo teen. Frolippo Lippi va bene per noi che siamo cresciuti con la musica anni 80. Sì. Poi io che sono juventino, sai, Frolippo è sì. figlio di Marcello. Esatto, no, è nonno di Marcello, perché c'ha 20 anni sto pezzo. Quindi. Sai cosa faceva nella vita? Cosa faceva? Il frate, certo. Fra Lippo Lippi. Però ha generato, pure se appunto... Perché tutte queste battute sulla Norvegia? Perché? Che faremo tra poco, peraltro. Perché è uscita la classifica della pace. Un gruppo di ricercatori, l'Economist in particolare li ha messi insieme, ha stilato la classifica dei paesi più sereni, tra virgolette, partendo da quelli meno sereni, arrivando fino a quelli più tranquilli. Ovviamente in fondo alla classifica ci sono i paesi dove ci sono in corso guerre sì, tensioni, che ne so, quindi il Darfur, l'Iraq o altri paesi di questo genere. L'Iraq è ultimo. L'Iraq è ultimo, d'altronde. Penultimo il Sudan, vedi, Israele è al 119 e la Russia è al 118. Porca miseria. Nonostante Putin... Nonostante grazie a, grazie a per colpa o per merito di sì, perché lì ricordiamo che la Cecenia è chiusa, sì, cioè se tu sei un giornalista il più Gian Antonio Stella che adesso sta facendo delle belle denunce sui i privilegi dei politici e vuole andare a fare un reportage sulla Cecenia, arriva al confine della Cecenia, buongiorno, posso entrare? No, però ho letto un articolo molto interessante l'altro giorno su Grozny, dove l'attuale sindaco di Grozny sta facendo dei lavori pazzeschi. Attenzione. E la città è completamente rinata. Attenzione. L'80% delle case di Grozny sono state ricostruite. Ma stai scherzando? E la cosa meravigliosa è che il sindaco di Grozny è un uomo di Putin, sì, è forse un figlio, di, figlio Putin. Di Putin, gran figlio di Putin. Pare che faccia ovviamente la cresta su tutto quello che viene ricostruito. Strano, però perché io la corruzione non me la immagino. E in questo pare che siano soci lui e Vladimir. Eh beh. Però pare che i cittadini ceceni lo amino perché appunto finalmente la città sta ricostruendo, ma anche nelle cose più inutili, tipo che ne so, il Luna Park. Va bene, ma non è delle ultime posizioni che dobbiamo parlare. Ma delle prime. Ma delle prime. Ricordiamo che questa classifica è stilata in funzione di alcuni parametri, tipo appunto guerre, ma anche per esempio tensioni sociali, che ne so, disoccupazione, violenza quotidiana, insomma, violenza anche fra automobilisti. Morti ammazzati. Morti certo. ammazzati, qualunque cosa. Hanno messo insieme queste cose, shakerate ed è venuta fuori questa classifica. Okay. L'Italia è messa abbastanza bene, meglio per esempio di Francia, meglio per esempio di Gran Bretagna, meglio anche degli Stati Uniti, siamo più o meno nel primo gruppo, insomma, siamo al 33esimo posto di questa classifica, che vede però nelle prime 6 posizioni una serie di paesi abbastanza... Abbastanza loffi. Mi viene in mente che c'era la Loff Parade una volta. Ma questa è la Loff Parade. Insomma, insomma, al sesto posto c'è la Finlandia. Come dire, la Finlandia. Dei Sandroni, come dicono in... Beh, al quinto posto il Giappone, che non mi aspettavo fosse Sandrone. Un paese così tranquillo, anche dopo il suicidio dell'altro giorno. Al quarto posto l'Irlanda, che è sicuramente un posto meraviglioso. Tranquillissimo. Al terzo posto la Danimarca. Cioè, abbiamo il regista che arriva da Danimarca. È danese, è pacioso. Sì, cosa ti ricordi della Danimarca? Dei biscotti col burro. Sì, basta. E la Sirenetta. La Sirenetta, Copenaghen. No, in realtà è un posto meraviglioso. Fighi ammazzi, per abbiamo avuto la conferma passandoci un bellissimo weekend. Sì, sì, sì. La Nuova Zelanda al secondo posto. Nuova Zelanda proprio, Nuova Zelanda io... Il Signore degli Anelli, voi pensate a quel film, pensate a quei prati verdi, quella è la Nuova Zelanda. Nuova Zelanda, esistessero delle spiagge? Credo di sì, insomma a gennaio, a gennaio si potrà andare al mare, lascerei il portafoglio lì e andrei a fare una passeggiata. Cioè sai quei posti dove puoi stare tranquillo? Ma al primo posto c'è la Norvegia ed è per questo che abbiamo appunto messo una canzone di un gruppo norvegese come i Frolippo Lippi.
Stereotipi. È il paese più pacifico al mondo. Oh. Pacifico al mondo, anche perché avranno 4 ore di luce al giorno. Sì. Cosa fate? Inverno. Niente, dormiamo. In questo momento ad Oslo ci sono 12 gradi. 12 gradi, vabbè. Nuvole sparse. Sì. Però non è un'eccezione come nel nostro caso. No. Cioè, mentre noi ne abbiamo 25/28, loro ne hanno 12. Paese ovviamente molto più fresco. Vabbè, poi arriverà le cose... un po' di caldino, 20 gradi. Sì, ma non allargatevi, non troppo. Capitale della Norvegia, Oslo, evidentemente. Oslo, sì, personaggi sì. famosi, Munch, quello del quadro. L'urlo di Munch. Galliani, insomma. Galliani esatto. Quando segna il Milan. Amundsen, il famoso esploratore che scoprì, credo, il polo, qualcosa di questo genere. Sai dove quindi Novecento. È stato ritrovato, Amundsen. Amundsen. Vicino Milano. Famosi per i Merluzzi. I Merluzzi. I Vichinghi. I vichinghi, quelli col casco con le corna erano appunto norvegesi, sì. Giacimenti di petrolio. Ah, vedi, attenzione, sì, anche in Europa via tanto. Del petrolio, quindi esatto. In Norvegia, quindi. È il paese europeo con i maggiori giacimenti di petrolio, personaggio di riferimento, simbolo un po' della Norvegia, i troll, che sono dei piccoli gnomi, i cugini norvegesi degli elfi irlandesi, sì. Fondamentalmente. Bene, tranquillo, finito, basta, andiamo lì, tutto paese pacifico. Paese pacifico, ascolta tutti. La gente mormora ma poco, ascoltano Radio Subasio. Sì, quel mondo. Sai che Radio Subasio comunque effettivamente perché è ascoltata nel centro Italia molto, perché è rassicurante. È rassicurante, sono paesaggi dolci, non c'è la città urbana coi ritmi. E allora invece per quelli che vivono nelle grandi città è il momento della frangetta quotidiana. Dopo quella milanese che ha fatto da apripista, ne stanno arrivando altri. Ne è arrivata una molto bella che arriva da Palermo. Speriamo che per radio si capisca bene quello che dice. Avviso già gli amici di Belluno che non capiranno assolutamente poco. Niente. Perché volutamente l'autrice di questa frangetta, che si chiama Simona, l'ha letta con la sua voce usando quello che lei chiama l'accento delle frangette palermitane. Okay. Cioè le fighette palermitane parlerebbero con questo accento. DJ chiama Italia. DJ chiama Italia. DJ chiama Italia. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging around. Radio DJ, prova a prenderla.